la Fiorentina, e allora si parte con l'ultima squadra che va a completare il mosaico relativo alle semifinali. Da una parte la Fiorentina, sull'altro versante il Milan. L'impostazione è proprio per la forma. Da Mionic si ferma Bianco, va a largo a pescare ancora Belocco. Cerca con lo sguardo qualche compagno, va a destra per Pierozzi, dentro l'area di rigore a cercare Kukovets. Colpo di testa che arriva! Il gol di Alessandro Lovisa per il vantaggio della Fiorentina. Una manovra corale perfetta della Viola. Arriva Alessandro Lovisa in tuffo, riesce a mettere il pallone all'angolo, lì dove Soncino non può farci nulla. Parte tutto dalla destra, il resto lo fa l'ex giocatore di Pordenone e Napoli. Colpo di testa all'angolo, 1-0 Viola. Sì, la Viola l'ha sbloccata. Ora del solito Belocco, può andare da solo Belocco, si ferma, ragiona, Bianco al limite dell'area, prova a sfondare da solo, calcio di rigore per la Fiorentina. Dopo l'intervento di Brescianini su Bianco è andato deciso l'arbitro Davide Moriconi di Roma a indicare il dischetto, grande percussione di Bianco agganciato da Brescianini e calcio di rigore per la Fiorentina, che ora chiaramente può mettere una bella fetta di qualificazione in tasca. Rivediamo ancora qui il contatto che c'è stato, la percussione è stata molto importante. Al dischetto, momento fondamentale, parte Belocco, va con il destro, spiazza il portiere, 2-0 Viola, la firma di Belocco che realizza il 2-0 per la Fiorentina, strada in discesa per la Viola. Beh, dopo 10 minuti del secondo tempo 2-0, e per quelli che sono stati i valori espressi, sicuramente in questo momento la Fiorentina è la favorita per andare in semifinale a scontrare la Juve. Però il calcio è la chance. Sì, ha avuto la chance per pareggiare subito. Pallone in mezzo, intanto scodellato lì, esce il portiere, colpo di testa ravvicinato e arriva il gol di Merletti che mette in rete per il Milan, che così accorcia le distanze. Da rivedere tutta la difesa della Fiorentina, colpo di testa ravvicinato di Merletti che riesce a ricevere la sponda, qui malissimo la difesa della Fiorentina, sul colpo di testa di Maldini, bravissimo a anticipare tutti e poi sotto porta Merletti in rete e così si rimette in carreggiata il Milan. Serviva l'episodio, lo ha trovato il Milan, ha trovato sul punto di battuta, va con il destro e va in porta, 3-1 Viola, è game over al Franchi, il gol di Fruk che suggella la qualificazione della Fiorentina che vola così in semifinale di Coppa Italia, 3-1 sul Milan. Legittimato la vittoria della Fiorentina con questa ultima punizione calciata benissimo. Dopodiché ripeto quello che avevo detto prima, probabilmente ai punti le due squadre si sono equivalse, quindi però la Fiorentina è stata più brava, più cinica, probabilmente in questo momento